deciso di scrivere al ministro Del Rio che aveva chiesto di soprassedere le dimissioni, accettando il suo invito, ma limitatamente agli impegni che si è assunti, quello di procedere con la legge di riforma entro il mese di luglio, all'interno di alcuni decreti che dovrebbero essere approvati nelle prossime settimane, in modo da consentire alle istituzioni di individuare un mio successore, evitando il commissariamento, che era la cosa che istituzioni locali e comitato portuale mi avevano chiesto. Quindi non è un obiettivo di terminare e di andare a scadenza finale nel febbraio 2016, ma consentire un traghettamento evitando traumi possibili. Che bilancio vuol fare di questa sua attività? Ma io il bilancio preferirei farlo tra quando finirà il mandato, anche perché saranno mesi che trascorrerò lavorando, cercando di ultimare alcune questioni che sono particolarmente rilevanti, quindi il bilancio finale penso di farlo e spero di farlo portando a casa ulteriori risultati rispetto a quelli conseguiti. Complessivamente credo che parlino i dati: un porto che l'anno scorso è cresciuto nei traffici del 10% e sta andando molto bene anche nei primi sei mesi di quest'anno, molti gli interventi di adeguamento infrastrutturale, abbiamo predisposto un piano regolatore portuale, disegnato un futuro di prospettiva, quindi da parte mia un bilancio, poi non sta a me giudicare, positivo e credo ben avviato alla crescita di questo scalo. E quale dovrà essere poi la sfida futura, la sfida più grande per il porto di Genova? Ma eseguire le opere che abbiamo previsto per il nuovo piano regolatore portuale, in particolar modo la nuova diga, che è fondamentale per il gigantismo navale, per consentire una tranquillità almeno per un altro secolo. Come tradizionalmente avviene nel porto di Genova, ogni 150 anni la diga viene spostata, ora c'è questa esigenza nuovamente, è un'opera molto importante, molto onerosa, 1 miliardo di euro, ma fondamentale per consentire allo scalo di continuare ad avere un futuro molto positivo.